Siamo qui a Piancerreto per questa On the UNESCO Road del Monferrato Fest che porta a scoprire i luoghi incantevoli del nostro Monferrato. E oggi siamo a Piancerreto a riscoprire un luogo veramente particolarissimo che è la Casa Museo di Armand Gatti. Abbiamo qui l'erede, e quindi cos'è questo progetto? Ebbene, il progetto adesso che Armand Gatti è sparito, vogliamo fare di questo posto un posto di residenza e di memoria della sua scrittura. E dunque il suo bureau è aperto con tutti questi libri, ha 25.000 libri qua da leggere, che testimonia delle sue scritture. E anche vogliamo che sia un posto attivo nel paese, e abbiamo fatto una mostra in italiano che racconta un incontro fra un fotografo, Paolo Gasparini, conosciuto nel mondo intero, e la scrittura di Armand Gatti. E dunque così la gente può vedere di una parte la scrittura e dell'altra parte questo incontro fra un fotografo e il drammaturgo. Due personaggi italiani, uno friulano, uno monferrino, entrambi emigrati in altri paesi europei e quindi si rincontrano grazie all'arte. Sì, sì, si sono incontrati a Cuba. A Cuba. Perché Gatti faceva un film che si chiamava El otro Cristobal, era l'inizio della rivoluzione cubana. Paolo Gasparini e la sua famiglia era emigrati in Venezuela e lui era diventato un gran fotografo e dunque ha visto che c'era la rivoluzione a Cuba e è andato a vedere. E lui era un fotografo di architettura, no? E poi ha visto questo film strano e è stato legato a Gatti da quel momento. E quindi, insomma, per tutti quelli che non lo sanno, Armand Gatti è un grande drammaturgo, un grande cineasta, parte da Piancerreto, conquista il mondo, soprattutto la Francia, e ritorna qui alle sue origini grazie a questa casa museo che da oggi riparte, riapre le sue porte e può essere visitata. E, insomma, lasciatevi ammaliare dalle parole di Armand Gatti, e quindi, insomma, questa casa da oggi in poi accoglierà tutti quelli che vogliono scoprire questo bellissimo drammaturgo e poeta. Grazie, grazie mille. Sì, grazie.